A me tocca il compito di presentare Mario Capanna, che non ha bisogno di presentazioni. Chiaramente il primo e il più rivoluzionario tra i rivoluzionari all'interno di questa scuola. Dal che avete compreso che si segue l'ordine rigorosamente alfabetico per quanto riguarda gli allievi, che è evidente. Rubo solo ancora un secondo perché mi ero scordato di dire delle cose. Abbiamo due allievi che sono assenti, ma che hanno mandato, come avevamo richiesto, un intervento scritto. E sono esattamente Francesco Berto e Nicoletta Cusano, che avevano degli impegni proprio non rinviabili. Poiché da tutta la cosa di oggi verrà tratto un libro con tutti gli interventi, la replica del professore, eccetera, e un DVD, vedete le macchine con bravissimi giovani che stanno riprendendo tutto, e quindi abbiamo la doppia cosa. E ovviamente inseriremo questi interventi nel libro. Non li leggiamo, ed è una scelta che abbiamo deciso insieme noi, ma non perché ci pareva, come dire, offensivo nei confronti dell'eloquio, che se fosse stato letto dagli autori, se no, insomma, viene letto da un altro, non nello stesso spirito. E anche gli altri assenti ovviamente verranno poi invitati, avendo più tempo a disposizione, guariti dai loro problemi, a mandare degli interventi scritti perché tutti quanti verranno messi nel libro. Ciò premesso, dico la mia. Caro grande mio maestro, dopo 50 anni di distanza io debbo rappresentare il mio rammarico insopprimibile, direi inestinguibile, di non essermi potuto laureare con lei alla Cattolica. Si ricorda che io ero già venuto a rompere le scatole e a dire vorrei fare la tesi con lei, eccetera, per le note questioni che venne espulso in ragione delle lotte studentesche e via. E non fu solo. Il professor Natoli, bravissimo, che poi sentirete più tardi, che era già assistente del professor Severino, fu a sua volta espulso qualche manciata di settimane dopo, diciamo, da assistente universitario. Ciò detto, però, io le vorrei fare una piccolina critica, non di ordine filosofico. Se noi studenti avessimo saputo del contrasto che a un certo punto oppose lei e la Chiesa, sapete che il professore in pratica fu convocato dal Sant'Ufficio con procedure in tutto analoghe a quelle di Galileo, e il Sant'Ufficio disse che il pensiero suo era chiaramente incompatibile, in questo aveva ragione, con l'insegnamento, con la dottrina cattolica, e quindi sia ovviamente il Sant'Ufficio per ovvie ragioni, sia il professore, credo anche qui per comprensibili ragioni, mantennero, non dico segreta la cosa, ma molto discreta, cioè non ne sapemmo nulla. Mannaggia, io posso capire le ragioni per cui lei mantenne il riservo, perché giustamente il professore, immagino, voleva che lo scontro avvenisse unicamente sul piano filosofico. Ma se Dio ce ne guardi, avessimo avuto anche la più piccola notizia che il professore era sotto processo da parte del Sant'Ufficio, immaginate che fiammata questa avrebbe prodotto ulteriormente nelle nostre lotte. È andata così, e ovviamente noi poi abbiamo sempre rispettato, diciamo, la discrezione del professore. E da quel momento, nonostante la mia espulsione, il suo allontanamento volontario dalla Cattolica, abbiamo mantenuto nel corso di questi anni, per cui io ho rotto le scatole con 1.000 telefonate, incontri e così via, e desidero ricordare una cosa: il professore, che sembra appunto il filosofo puro e così via, no, alla fine acconsentì, dopo che gli ho rotto l'anima, non potete immaginare quanto, a essere tra i fondatori, insieme con me e molti altri studiosi, scienziati, eccetera, del Consiglio dei diritti genetici, che si occupava di OGM, di biotecnologie, con la specifica vocazione di dire la verità, diciamo, sulle potenzialità delle biotecnologie, ma anche i rischi e i pericoli. E la cosa ha prodotto, diciamo, un grande effetto, e ha avuto anche una risonanza non solo nazionale ma internazionale, per cui anche per questo, professore, mille grazie. Ecco, a questo punto io vorrei avanzare, nei limiti del tempo, un rilievo di natura filosofica, ma non riguardante, diciamo,
il fondamento epistemico del suo pensiero, bensì il suo ragionamento e riflessione sulla tecnica, che è un punto fondamentale del suo discorso filosofico, e secondo il quale, come la tesi nota, no? Che tutto ciò che cerca di servirsi dell'apparato tecnologico scientifico per i propri fini, quindi il capitalismo piuttosto che il cattolicesimo, piuttosto che l'Islam, piuttosto che la finanza internazionale, in realtà finisce con il potenziare l'accrescimento indefinito dell'apparato scientifico-tecnologico. Non metto in dubbio questo, che l'apparato scientifico-tecnologico costituisca e la sua supremazia costituiscano la tendenza fondamentale del nostro tempo. E però il rilievo che io faccio al professore è che egli pone, a mio avviso, non sufficiente attenzione sulle controtendenze che si oppongono a questa tendenza fondamentale. Nella bellissima conversazione, lei la ricorderà, che avevamo a casa sua a Brescia nel 2004, ovviamente io cercai di tirar fuori tutte queste mie cose e il professore, però secondo me in quella conversazione, che poi pubblicai in un mio libro, ovviamente rivista dal professore Corretta, e vengono fuori delle ammissioni che nei suoi scritti precedenti io non ho trovato. E quindi molto bello, del tipo: siamo d'accordo sull'esistenza delle controtendenze, che non era pacifico. Secondo, dice il professore, la tecnica può divenire in qualsiasi momento la propria distruzione. Anche questa è una cosa importante, ma non che il professore fosse contrario, ma che nei suoi scritti non avevano questa determinata, diciamo. E la cosa bella è che alla fine il professore, quando io gli dissi: professore, secondo me lei dovrebbe fare uno sforzo in più per mostrare le determinazioni concrete, le implicazioni concrete del fondamento filosofico dei suoi ragionamenti, lui mi obiettò una cosa bellissima e disse: ma lo sa che questa cosa me la dice anche mia moglie? Oh, questa per me fu una lusinga straordinaria. E dice: è certo, perché sua moglie è molto più brava di Santippe, la moglie di Socrate, la fiera una pettegola, poveraccio. E allora io dico: le controtendenze, no? Cioè, il trauma, pensate ai mutamenti climatici. 2500 scienziati dell'ONU che dicono: attenzione, stiamo o abbiamo già superato le soglie dell'irreversibile. Vuol dire che il futuro della specie umana è seriamente a rischio. Il trauma, che come noto in greco significa sì meraviglia, ma anche angoscia, preoccupazione profonda, timore. E allora io dico: il trauma degli esseri umani, se volete esempio più concreto, no? Le centrali elettronucleari nel nostro paese, vi ricordate il referendum? Il nostro popolo disse, grazie al trauma derivante dal disastro del Giappone, eccetera, dice: no, sia chiaro che io voglio l'energia elettrica, ma la voglio prodotta dalle fonti rinnovabili, che sono quelle non inquinanti, e comunque da fonti che non siano l'atomo con tutti i suoi pericoli. L'apparato ha subito un colpo. No? Allora, nulla questo ovviamente inficia del ragionamento profondo del professore, e però è importante vedere, no, che l'apparato può non essere invincibile. E questo secondo me dà una speranza in più, come dire, al futuro degli esseri umani e della famiglia umana. Quindi, professore, io la ringrazio in particolare per un'altra cosa, per il rigore razionale che lei ha instillato in me, che mi ha aiutato moltissimo anche nell'attività politica, e non solo, quindi nell'approfondimento del suo pensiero, negli studi, nella mia, diciamo, formazione culturale. Grazie davvero infinite e sono felice di poterglielo dire.